Genova. La città, digradando dalle colline, si stende superba intorno al suo porto, il primo porto del Mediterraneo. Grande centro marittimo, grande centro di lavoro, accoglie e dà vita ad alcune fra le più importanti industrie italiane. Fra esse primeggia l'Ansaldo. Basta un rapido colpo d'occhio ad uno solo fra i suoi stabilimenti, il cantiere navale, per comprendere la vastità di un complesso di impianti che in un secolo di vita ha raggiunto un mirabile sviluppo. Chi potrebbe riconoscere lo stesso cantiere da come appariva ai primi del Novecento? O lo stabilimento meccanico oggi di proporzioni così notevoli rispetto a queste? Giovanni Ansaldo, che nel 1853 dette il nome alla società e ne fu il primo direttore, avviò il cammino di un'azienda che oggi tiene alto il nome d'Italia nel campo della tecnica e del lavoro. 10 stabilimenti. Dai cantieri navali all'allestimento navi, dalla fonderia al meccanico, dalla carpenteria al ferroviario e all'utensileria, la zona industriale di Genova ha nelle attività dell'Ansaldo i suoi centri più vivi. Iniziamo la nostra visita dal cantiere di Genova Sestri. Entrando nella sala a tracciare, lunga 117 metri. Qui il piano di costruzione di una nave, dalla scala ridotta dei disegni di progetto, viene sviluppato sul piano del tracciato in grandezza naturale e per ogni pezzo si forma una sagoma di legno da impiegare come modello per il taglio della lamiera. Ecco appunto, in un'immensa navata di officina, un gruppo di lamiere pronto per essere passato alla macchina tagliatrice. Su ciascuna di esse è stato preventivamente tracciato il profilo definitivo. La trancia taglia netta e precisa seguendo la linea assegnata. Così la nave comincia a formarsi nella sua materia, l'acciaio. Questa macchina piega a freddo nella giusta curvatura altre lamiere già tagliate che debbono trovare posto in determinate parti dello scafo. Il lavoro procede con ordine e senza interruzioni. Sulle navi che prendono forma e si completano giorno per giorno, ferve il lavoro. Sono in costruzione 3 navi miste da 10.000 tonnellate di portata per trasporto passeggeri e carico, ordinate dalla flotta mercante dell'Estado argentino, e 2 prevalentemente da passeggeri di 7.000 tonnellate di stazza, ordinate dalla società Denizollari di Istanbul. Progetti e costruzioni sono all'altezza della fama che i cantieri navali genovesi si sono fatta nel ceto armatoriale mondiale. Non si può dimenticare che da questo cantiere è sceso in mare un transatlantico come il Rex, di 55.000 tonnellate di stazza, mentre si confida che il più vivo impulso possa essere dato fra breve al risorgere della flotta mercantile italiana. Seguiamo in momenti successivi la costruzione più avanzata. Si colloca l'ultimo pezzo di prua. La nave appare già completa nel suo profilo tra la fitta rete delle impalcature. Una grande lamiera di coperta, trasportata dal carrello della teleferica, viene collocata sul ponte e verrà subito fissata. Una delle potenti eliche che daranno impulso e velocità a questa nave è già stata portata al cantiere da un altro stabilimento dell'Ansaldo, la fonderia, specializzato fra l'altro anche nella costruzione delle eliche. Si danno gli ultimi ritocchi alla messa a posto delle eliche. E il varo, il momento più atteso, il premio più ambito dai tecnici e dalle maestranze dopo lunghi mesi di studi e di fatiche. Rio della Plata, un altro nome che da oggi il cantiere può iscrivere nella lunga e gloriosa teoria delle sue costruzioni, un'altra data nella storia del suo lavoro. Thank you.
E intanto nella profondità della sala macchine scendono i grandi pezzi dell'apparato motore, anch'esso al montaggio. Negli infiniti meandri della nave i saldatori, fra uno sprizzare di scintille, fissano i tubi che disimpegneranno i diversi servizi di bordo: acqua, nafta, vapore. Gli elettricisti distendono la rete dei cavi elettrici. E poiché si tratta di una nave da trasporto anche passeggeri, eccola assumere di ora in ora gli aspetti di un moderno albergo galleggiante. Dai pavimenti ai rivestimenti antitermici, ai pannelli di legno pregiato delle pareti, una cabina, anche i mobili sono costruiti negli appositi reparti di falegnameria e di tappezzeria dell'allestimento Ansaldo, capaci di produrli in serie come il più attrezzato mobilificio. Siamo alle rifiniture. La nave uscirà presto completa e perfetta per il suo primo viaggio. Continuiamo la nostra visita agli stabilimenti passando alle fonderie Ansaldo. Vi viene calato sopra e fissato lo stampo esterno protetto dalle apposite staffe. Sarà una fusione di portata eccezionale che soltanto i mezzi e la tecnica di uno stabilimento come questo sono in grado di compiere. 60 tonnellate di ghisa nella siviera che una potentissima grue conduce verso la forma. 80 tonnellate l'intera colata. Ed ora le lavorazioni a caldo, la fucinatura. Altri ambienti vastissimi, illuminati da bagliori di fiamma, pieni di profondi fragori. I magli battono a ritmo incessante e veloce. Nella fonderia e nella fucina abbiamo visto portare i pezzi ad uno stadio di lavorazione grezza. Ora bisogna sgrossarli e rifinirli. È quanto si compie nei reparti meccanici dei diversi stabilimenti specializzati nelle diverse lavorazioni. Ecco all'opera nell'officina per lavorazioni medie le dentatrici, tutte macchine modernissime di vario tipo. Da loro escono gli ingranaggi per gli usi più diversi e naturalmente tutti debbono raggiungere una precisione micrometrica. Infine la grande dentatrice per ruote dentate fino a 5 metri di diametro. Una fatica lenta e sorvegliata di giorni e giorni. Fatica degli utensili. L'Ansaldo li costruisce nel suo stabilimento particolarmente attrezzato, l'utensileria, che fa fronte anche alle sempre crescenti richieste di terzi. Di qui, si può ben dire, escono i gioielli della meccanica, preziosi anche nella materia, formata da leghe di acciaio la cui durezza e resistenza è frutto di composizioni e di tempre speciali. E per la loro fabbricazione richiedono altri utensili più forti e più resistenti di loro. In fatto di precisione, qui si deve raggiungere il centesimo di millimetro. Vi sono macchine perfezionate nelle quali il progredire del lavoro viene controllato su traguardi capillari attraverso lenti o proiezioni. Una volta finiti, gli utensili passano alla sala collaudi. La loro perfetta riuscita, rispondente alla garanzia della marca Ansaldo che recano incisa, viene accertata da collaudatori espertissimi mediante una serie di apparecchi di alta precisione. Ed ecco la radiografia di una saldatura che dimostra la sua eccellente riuscita. Il controllo radiografico serve soprattutto nella lavorazione delle caldaie. Attraverso un gigantesco condensatore entriamo ora proprio nel reparto caldaie dello stabilimento meccanico. Vi si producono caldaie di ogni tipo, da quelle cilindriche o a tubi d'acqua per apparati motori marini a quelle per locomotive o per usi industriali.
Dalle caldaie al reparto turbine, vi sono dei torni di precisione che finiscono da soli pezzi di eccezionale complessità e delicatezza. Si direbbe un'opera di ricamo compiuta dalla macchina. Eppure, per certe lavorazioni, debbono anche intervenire la bravura e l'esperienza manuale. A mano, difatti, si fissano nelle apposite scanalature le palette dei rotori delle turbine. Ecco un rotore già pronto, se ne prova ad una determinata velocità il perfetto equilibrio. Una visione imponente di lavoro e di opere compiute, che tuttavia deve cedere a questa dell'altra parte della navata, dove si trovano i grandi motori. In questo momento ne vediamo al montaggio, in fasi diverse, 4 da 10.000 cavalli. Qui la posa dell'albero a manovella, controllata con strumenti di precisione, per procedere in seguito manualmente alle necessarie rettifiche sui supporti. Ed ecco quasi a confronto la prima e l'ultima fase di montaggio, dal basamento all'incastellatura già alzata nella sua possente unità strutturale. La posa dei pistoni, pezzi mastodontici che tuttavia dovranno funzionare con la precisione inderogabile di un congegno di orologeria. A montaggio compiuto, il collaudo darà il suo responso. Poi questi giganti torneranno a scomporsi nelle loro parti per riprendere forma e unità sulle navi di cui saranno il cuore pulsante. Un locomotore per le ferrovie dello Stato, del tipo più recente e di maggiore potenza. Tali locomotori vengono qui costruiti completamente in ogni loro parte. Oggi l'Ansaldo intitola ferroviario un altro grande stabilimento, adibito esclusivamente alla costruzione di materiale da trazione, di vetture per passeggeri, di carri merci e di tram, capace di rispondere ad ogni richiesta di forniture dall'Italia e dall'estero. Una recente realizzazione dell'Ansaldo Fossati è il trattore cingolato. Ne seguiamo in brevi visioni il montaggio, che avviene col sistema a catena, seguendo appunto le cosiddette linee di montaggio. Il trattore, già pronto nei pezzi molteplici usciti dalla fucina e dai reparti meccanici, nasce e si compie in un unico salone dell'Ansaldo Fossati. Ecco l'ultima fatica, il montaggio dei cingoli. È da notare che il trattore Ansaldo, impiegato per lo più nell'agricoltura, è in grado di compiere per la sua eccezionale potenza anche numerosi lavori complementari, da solo o con l'impiego di parti aggiungibili, costruite appositamente. Il verricello, l'angledozer e il bulldozer per aprire piste o ammucchiare materiali. Il ripper per scassi profondi. Di trattori appena finiti uscire dall'officina per il collaudo possono reggere vantaggiosamente il confronto con gli altri migliori italiani ed esteri. Hanno già una tradizione come tutti gli altri prodotti, per i quali la marca Ansaldo basta come sola garanzia. Come i tram. Come i potenti locomotori. I turboalternatori, le gru e i ponti ferroviari, gli impianti di trivellazione che ricercano nella profondità del suolo ricchezze nascoste. E le navi superbe che portano oltre gli oceani col nome di Ansaldo anche quello d'Italia.